Se ne è parlato per giorni sulle cronache sportive, ma non finisce qui, perché la storia di Khabib Nurmagomedov, nuovo campione di arti marziali miste, è ormai leggenda nel mondo arabo. E non solo per gli appassionati di sport, di wrestling, di lotta greco-romana, ma anche per tutti gli altri. Perché Khabib, russo del Dagestan e musulmano, ha osato sfidare l'irlandese Conor McGregor, finora leader incontrastato nelle competizioni internazionali di pesi medi e leggeri. Come? Rispondendo a una provocazione di McGregor, basata sull'appartenenza religiosa ed etnica di Khabib, con la stessa moneta, ossia promettendo vendetta sportiva sul ring. My Chechen friends, the Vainaki soldiers, they told me that they have chicken jaws in Dagestan, and I believe them because I know a glass jaw when I see one, and I've seen this man wobble many times. I've come here for smash this guy. I don't want to talk. Mate. Smash me! I can smash you. Say me. Send location. Here he is, right here in front of you. I'm right in front of you. Well, if you bet that the fighters would not touch gloves, case of UFC history, the king is back. Badly is the only difference. He's got it. It's under the net. There it is. Sta di fatto che Khabib ha fatto di più. Dopo aver invocato Allah a testimone della sua futura vittoria e dopo aver vinto, ha picchiato anche l'allenatore di McGregor e i suoi fans che ormai lo avevano circondato fuori dal ring. Khabib si scuserà dopo e dopo infinite polemiche sviluppate in seguito al suo comportamento, ma ormai è un eroe per milioni di musulmani che lui vedono un uomo forte, coraggioso e uno sportivo vendicatore della categoria. Online si sprecano i meme, gli imam lo eleggono a modello, in televisione ne parlano tutti e i video delle sue performance diventano virali su Facebook. Primo fra tutti, quello che lo mostra biondo, paffuto e bambino, fare la lotta con due orsetti. E a guardarli non c'è che dire, il piccolo Khalil ha avuto una palestra niente male.